Bene, insomma, sembra chiaro che noi proseguiremo con determinazione su questa strada. Raffaele ha chiarito i punti a cui siamo arrivati, ma anche quelli che dobbiamo ancora compiere, e lo faremo con la Federazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti. Adesso mi hanno detto che la ministra è un po' in ritardo, ma è in arrivo. Intanto do la parola a Ernesto Belisario, avvocato, collaboratore della ministra e uno dei protagonisti del team Open Government. Dunque, proviamo a vedere se un avvocato riesce a far funzionare un PC. Vediamo, questa. Buongiorno a tutti. Grazie Sergio, grazie Formez per aver organizzato questa giornata di oggi. Perché nel corso della settimana dell'amministrazione aperta, questo mi dà la possibilità di fare una serie di riflessioni, di condividere con voi delle riflessioni su quello che è stato fatto, su quello che abbiamo fatto, perché come dice Sergio, io sono uno dei componenti dello GP Team, che è il dipartimento guidato da Via Marconi ha costituito nella speranza che la chiavetta USB venga. Ok. Quindi sarà un piccolo trabocchetto. Dice uno dei più grandi esperti di sicurezza informatica, che si chiama Charles Percy Snow: la sicurezza è una cosa curiosa, ti dà grandi doni in una mano e ti pugnala alle spalle con l'altra. Io ci sono alcuni momenti in cui mi sento pugnalato dalla tecnologia matrigna, che ce l'abbiamo fatta, forse. Ok, perfetto. Dunque, dicevo, Sergio mi ha invitato a provare a parlare di Open Government in Italia, e farlo nel corso della settimana dell'amministrazione aperta è particolarmente stimolante. Gli hashtag ovviamente sono quello di Pia Social e quello della SA 2018, di cui poi ovviamente non posso non parlare, non tanto per ragioni d'ufficio, ma proprio perché mi fa piacere condividere con voi che cosa sta succedendo in queste ore, in questi giorni, e come ci si è arrivati a creare quello che sta succedendo in questi giorni. Parto dal terzo piano di azione. Per impulso politico della ministra Marianna Madia, che arriverà, e per impulso del capo dipartimento, dottoressa Marconi, che ha detto prima, il terzo piano di azione di Open Government Partnership, l'Italia è uno degli oltre 75 paesi, 76 in questo momento, che aderiscono alla partnership, e però il terzo piano di azione, il terzo ciclo 2016-2018, ha rappresentato, giugno 2016-giugno 2018, ha rappresentato un punto un salto di qualità nella consapevolezza e nella convinzione che è stata messa sulle azioni dell'amministrazione aperta. Io prima sentivo gli interventi in materia di norme. È ovvio che in un'amministrazione regolata dal principio di legalità dell'azione amministrativa le norme sono importanti, ma è ovvio che non possiamo qualificare come azione di open government l'applicazione del FOIA. Quello ce lo dice una norma, no? Faccio semplicemente il mio dovere. Se pubblico sul sito web istituzionale il dato che il decreto 33 dice deve essere in amministrazione trasparente, perché ANAC me lo dice, non sto facendo un'azione di open government. Questo ormai possiamo dircelo, sto adempiendo ad un obbligo normativo. Le azioni di open government sono qualcosa che va al di là dell'obbligo normativo, sono qualcosa che contraddistinguono, questo anche da un punto di vista internazionale viene riconosciuto, sono qualcosa che consente di rendere quell'obbligo normativo che c'è, che comunque è importante, ma il terreno su cui costruire delle azioni che consentano all'amministrazione di essere più trasparente, più aperta alla partecipazione, alla collaborazione e di consegnare dei servizi digitali. Il terzo piano di azione per questo è stato sviluppato in una cornice nuova e diversa. Innanzitutto,
c'è stato un tema di metodo. Per lo sviluppo del terzo piano di azione sono stati costituiti due organismi informali di coordinamento. Il primo, un gruppo istituzionale di coordinamento di tutte le amministrazioni, perché è ovvio che le azioni di Open Government non sono portate avanti solo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma al contrario, sono azioni che vengono portate avanti dalle amministrazioni. E contrariamente rispetto al passato, oltre alle amministrazioni centrali, che anche nei precedenti Action Plan avevano contribuito con delle proprie azioni, con dei propri progetti, si è puntato sul coinvolgimento di amministrazioni locali e regionali. Questo è stato un elemento qualificante, perché proprio mentre Open Government Partnership discuteva di come avviare dei progetti subnational, cioè dei progetti che aprissero la partnership anche ad amministrazioni regionali e locali, il tentativo che noi abbiamo fatto è stato quello di portarle nel piano nazionale in modo tale da rendere la strategia una strategia multilivello, anche perché se vogliamo che l'action plan, se vogliamo che la strategia venga percepita, sappiamo perfettamente quanto sono importanti per i cittadini le amministrazioni locali, che molto spesso sono le amministrazioni di contatto, e quindi quanto l'open government che arriva in comuni, tra l'altro abbiamo comuni importanti, Firenze, Bologna, Milano, Roma, oltre alle regioni, quanto questo consenta all'open government di arrivare davvero. E l'abbiamo fatto attraverso un gruppo di coordinamento, quindi ci sono delle riunioni periodiche di un gruppo di coordinamento istituzionale, che è una delle cause per cui, finito il mio intervento, dovrò salutare, cosa che da relatore detesto assolutamente fare, lasciare i lavori del convegno a cui sono seduto, ma perché incontriamo i rappresentanti di Open Government Partnership con il gruppo di coordinamento istituzionale. Dopo 2 anni di lavoro ci sembrava una cosa interessante fare il punto della situazione alla presenza dei rappresentanti di Open Government Partnership, che sono in Italia per l'incontro che c'è stato ieri a Milano. Il secondo sforzo che abbiamo fatto, il profilo metodologico, è stato costituire un Open Government Forum. Cos'è un Open Government Forum? È un organismo di ascolto degli stakeholder, di ascolto permanente. L'Italia è uno dei 43 paesi su 75, 76, perché adesso è entrato il Portogallo, che ha un forum. Cos'è il forum? Il forum è un luogo di incontro con le organizzazioni della società civile. Siamo partiti da una trentina di organizzazioni, in questo momento credo che siano 97-98, c'è anche Pia Social che ha creduto nel forum. Il forum è organizzato in una sessione plenaria, ci sono stati 4 incontri, uno ogni 6 mesi, è stato alla presenza della ministra personalmente dall'inizio alla fine degli incontri, in cui si fa il punto, e poi ci sono dei tavoli tematici su trasparenza e open data, partecipazione, accountability, cittadinanza e competenze digitali. Questi sono i 6 tavoli tematici aggregati per 3 macro aree, e ci sono delle organizzazioni che si confrontano e all'inizio hanno incontrato le amministrazioni per fare le proprie proposte di azione, e poi adesso si stanno occupando di monitoraggio o di attuare singole azioni, singoli impegni. Per la settimana dell'amministrazione aperta, la prototipazione della prima edizione è avvenuta grazie alla collaborazione con le organizzazioni. Addirittura nella prima edizione del premio OpenGov Champion, le organizzazioni della società civile sono state parte del percorso di valutazione delle proposte che erano state presentate dalle amministrazioni per il bando. Tra l'altro noi ci eravamo impegnati a sentire il forum per fare almeno 3 consultazioni nel corso dei 2 anni, in realtà abbiamo fatto molto di più, perché abbiamo avviato delle consultazioni sull'action plan e sui rapporti di autovalutazione, lo trovate nella sezione partecipa di un sito che abbiamo costruito ad hoc che si chiama open.gov.it. Abbiamo avviato delle consultazioni sui singoli documenti prodotti dalle azioni. Mi fa piacere ricordare un documento in particolare, Sergio Talamo prima ha parlato della circolare 2/2017, c'è una direttiva 2/2017 sulle consultazioni pubbliche, è stato uno dei primi prodotti, è una delle prime consultazioni che abbiamo fatto, la consultazione su come si fanno le consultazioni, tempi, metodo, risorse, e questo è stato ovviamente fatto non dall'alto ma all'esito di un processo partecipato con le organizzazioni e poi firmato in una direttiva della ministra.
Ma addirittura sono state ospitate consultazioni, una cosa che all'inizio non ci saremmo mai aspettati. Altre amministrazioni, AGID, la commissione parlamentare che doveva dare il parere sul codice dell'amministrazione digitale, le regioni hanno chiesto di ospitare delle consultazioni sul sito open.gov.it e noi le abbiamo ospitate perché evidentemente quel luogo era un luogo conosciuto, riconosciuto dalla comunità che nel frattempo si era sviluppata secondo una metodologia molto semplice di interazione e di rendicontazione. Ovviamente poi abbiamo fatto un monitoraggio con incontri fisici, abbiamo attivato su open.gov.it una sezione che si chiama Monitora, che consente quindi di verificare azione per azione, sono 40, sono tante, le azioni del Test Action Plan. Però veniamo da un secondo in cui ce n'erano 6, quindi abbiamo provato a dare un'inversione di tendenza più tangibile. È possibile verificare chi siano i responsabili delle azioni, quali sono le milestone che sono scadute e quelle no. Dai dati di monitoraggio emerge che tutte le azioni sono state avviate, 3 sono state completate, è fisiologico che siano 3, il piano scade il 30 giugno 2018 e quindi è evidente che molte azioni traguardano. La cosa importante è che il 43% delle milestone, le 40 azioni sono fatte di passaggi intermedi, sono già stati completati, quindi è realistico dire, in realtà questa slide è aggiornata qualche settimana fa, che il 50% delle cose concrete, pubblicazioni di documenti, effettuazione di consultazioni, apertura di siti web, rilascio di dataset, sono stati già effettuati, quindi abbiamo già un impatto tangibile da un punto di vista proprio numerico di azioni che sono state realizzate. E una delle azioni, mi avvio alla conclusione tranquillizzando Sergio e gli altri relatori, è proprio la settimana dell'amministrazione aperta. Se volete, la settimana dell'amministrazione aperta è l'esempio. Perché l'esempio? L'idea della settimana dell'amministrazione aperta nasce in sede di consultazione. Non era venuta a nessuna delle amministrazioni che erano sedute al tavolo istituzionale. L'idea della settimana dell'amministrazione aperta viene da delle organizzazioni della società civile. Le organizzazioni della società civile chiedono, in realtà è avvenuta in questo modo, cioè le organizzazioni della trasparenza che volevano la settimana della trasparenza, quelle della partecipazione che volevano la settimana dell'amministrazione, della partecipazione, e quelle dei servizi digitali, perché insomma molto spesso la struttura silos c'è anche nella società civile, lo dice uno che da lì viene, non solo nell'amministrazione. E allora qui l'idea qual è stata? Di provare a parlare di una Open Government Week, quindi di una settimana dell'amministrazione aperta, cercando però di farla nel modo più partecipato possibile. E così abbiamo provato a fare una settimana che non fosse fatta di convegni, ma fosse fatta di condivisione, in inglese lo abbiamo provato a spiegare ai nostri colleghi internazionali con One Step More, no? Un pezzettino in più alla fine di ogni evento, 10-15 persone che hanno imparato come si rilascia un dataset, una classe che ha imparato a trovare dove sono delle informazioni. L'anno scorso ci sono stati 240 eventi che hanno coinvolto circa 20.000 persone, oltre 20.000 persone sull'intero territorio nazionale. open.gov.it/sa è il sito dove ci sono tutte le informazioni. Questo è il calendario della settimana a 2 giorni fa, perché poi le iniziative si aggiungono. Come vedete ce le abbiamo da Pantelleria a Ginevra, sono le iniziative che trovate divise per tipologia, per ambito tematico. Abbiamo superato le 300 e altri eventi continuano ad aggiungersi. È un segno secondo me molto importante, poi andandoli a vedere, e il segno importante qual è stato? Quest'anno noi abbiamo dovuto anticipare la settimana, perché la settimana è diventata un'azione globale e quindi quando l'Italia, tra l'altro per l'impegno di questi anni, è stata eletta nel comitato direttivo della partnership, è stata eletta, votata dagli altri paesi, questo al di là dei riconoscimenti dai convegni significa un segno concreto della credibilità, perché ci sono degli altri paesi che ci hanno votato per entrare lì dentro, e quando la ministra Madia
è andata alla prima riunione della partnership, ha proposto che la Open Government Week italiana diventasse un'iniziativa globale e lo è diventata. Ieri la Francia ha lanciato la consultazione sul suo action plan all'interno della Open Government Week italiana, e altri paesi di qui ad aprile a maggio, dalla Svezia alla Georgia, che in questo momento ha la presidenza di turno della partnership, faranno altre iniziative questa settimana si andrà a consolidare. Una delle cose che ci ha fatto piacere è che quando noi abbiamo comunicato alle organizzazioni che l'avremmo anticipata perché doveva prendere da febbraio, molte organizzazioni e amministrazioni ci hanno detto: ah, e adesso però noi dobbiamo anticipare, perché noi ci eravamo già organizzati per marzo, perché doveva essere la prima settimana di marzo, non la prima settimana di febbraio. Quindi l'idea che evidentemente c'è l'anno scorso c'era anche uno spot che è andato sui canali Rai, cioè l'idea che c'è un momento riconoscibile in cui concentrare gli sforzi, i ragazzi ne sentono parlare a scuola, sono 121 le scuole che hanno aderito al progetto a scuola di Open Coesione nel corso della SA, papà e la mamma ne sentono parlare nel corso dei convegni, sul luogo di lavoro, nelle associazioni di categoria. Evidentemente questa concentrazione è stata importante, e ci sono diverse iniziative, ne dico una per tutte: il lancio del portale ANAC sul whistleblowing nazionale avviene durante la settimana dell'amministrazione aperta, un'iniziativa importante dal valore simbolico ma dal valore evidentemente anche pratico. Ieri la settimana si è aperta a Milano con questo European Open Governments Leader Forum, che di fatto è stato la rappresentazione di una serie di buone prassi internazionali, che nei prossimi, a Milano c'è stata una poster session, ci sono state 20 casi di partecipazione molto molto d'impatto, ve ne cito qualcuno, oltre a Open Coesione, che è un progetto che probabilmente conoscete già, quella di Open Coesione, c'è stato il caso del governo abruzzese che ha avviato, e lo dico a esperti di comunicazione perché mi è piaciuto molto, un progetto sull'inclusione dei soggetti che parlano la lingua dei segni. Molto spesso pensiamo che mettere un sito web, aprire un sito web sia fare consultazione, invece in Scozia hanno fatto un interessantissimo progetto di inclusione per partecipare alle consultazioni da parte di chi parla la lingua dei segni, ed è un progetto che ha dato dei risultati molto, molto importanti e significativi. Amministrazione aperta non può essere un'amministrazione discriminatoria, questo lo dico a me stesso per primo, e probabilmente ha senso rifletterci. Oppure un progetto di Bergamo molto interessante sulla partecipazione come riappropriazione degli spazi, partecipazione come ha fatto Reggio Emilia, ma anche da Bergamo ci hanno portato questa esperienza: da quando fanno le iniziative le famiglie si sono riappropriate del parco, la sera non c'è più lo spaccio all'interno del... non è una ronda, no? Cioè non è un concetto punitivo, è un concetto di partecipazione, beni comuni, riappropriazione dei beni comuni grazie a iniziative partecipate e condivise. Ci sono dei regolamenti, ci sono delle norme, tra l'altro anche qui io lo dico, quel regolamento applica la direttiva numero 2 2017, ma le direttive non si toccano, le direttive sono una cosa importante per le amministrazioni, quello che si tocca è che nel parco lì non c'è più lo spaccio ed è un luogo sicuro dove far giocare i bambini. Questo è, questo vuole essere l'impegno che abbiamo fatto, questo è, era la card dell'evento di Milano di cui vi ho parlato. Io spero di non avervi sottratto troppo tempo, ovviamente come sempre siamo aperti, anche se magari scapperò tra qualche minuto da questo tavolo, siamo qui fisicamente proprio in questo palazzo, ma l'indirizzo a cui scriverci per idee, spunti, suggerimenti e ovviamente critiche, perché siamo aperti anche a quello, è questo. Grazie per l'attenzione.